Diamo troppa importanza alle istituzioni calcistiche. È già successo con la Lega e la Federazione in Italia. Pensavamo potessero decidere della salute pubblica del loro sport. Non capivamo che l'emergenza era nazionale e che le decisioni potevano essere prese solo dal governo. Così adesso è inutile prendersela troppo con l'UEFA. Fa quello che i governi le concedono. Non è l'UEFA ad aver lasciato aperte le porte a 50.000 persone a Liverpool, di cui 3.000 spagnoli, i più infettati dopo di noi, è semplicemente il ritardo nel calendario del virus. È stato il governo inglese. Ma noi del calcio amiamo pensare sempre e soltanto al calcio. Siamo noiosi come i ragazzini innamorati che parlano sempre dell'amore. Qualcuno ha provato a chiamare Ceferin, a farsi spiegare? Scoprirebbe che l'UEFA dipende in toto dall'Unione Europea, di cui sono semplicemente una grande azienda. Il calcio oggi non esiste più come potere decisionale, come non esistono FIFA o CIO. Infatti, di rinvio delle Olimpiadi ne parla Trump, non Malagò.